Ed ora gli eventi, in primo piano il Festival della Fortuna che torna a Fano dopo 30 anni, vi presento il primo ospite, do il benvenuto a Daniele Carboni, presidente dell'Associazione Culturale Fortuna Music, buonasera. Buonasera. Questa mattina avete presentato l'evento alla stampa, un evento canoro, un concorso canoro che negli anni 90 rappresentò anche un trampolino di lancio per diversi artisti tutt'oggi sulla cresta dell'onda. In questa sesta edizione saranno ben 15 i finalisti che provengono un po' da ogni parte d'Italia e che verranno valutati da una giuria di esperti. Ma intanto Daniele, quante sono state in totale le iscrizioni? Allora, le iscrizioni da tutta Italia sono state 42 e quindi, come appunto dicevi tu, poi abbiamo selezionato i 15 finalisti che domani sera si esibiranno qua all'anfiteatro Rastatt. A che ora partirà l'evento e poi che cosa prevede? Sì, alle 21.15 inizieremo con l'evento, appunto, si esibiranno i ragazzi, avremo degli ospiti, tra cui il Francesco Capodacqua che viene da Amici e adesso sta conducendo trasmissioni televisive e poi i ragazzi che allora parteciparono al Festival della Fortuna. Chi ci sarà in giuria e quali sono i premi? Allora, in giuria abbiamo Giorgio Vignali, noto autore, attore, all'epoca degli anni 80 era di casa qui al nostro festival ed era un attore famoso con Sapore di mare 1, 2, mentre adesso è diventato un grande autore, sceneggiatore e anche regista. Quindi sarà il presidente di giuria, avremo la Anna Vischi Graziani e poi ci sarà Maria Flora Giammarioli che poi è responsabile anche del premio critica, il premio Voulon, quindi il premio critica dedicato a Luciano Bonfetto e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo. Domenica invece? Domenica canteranno in prima serata i ragazzi che vinceranno domani sera appunto la sesta edizione del Festival della Fortuna. Poi in seconda serata il grande tributo al nostro Ivan Graziani con una data della tournée dei figli Filippo Graziani canta Ivan. È una rassegna che rientra nell'ambito di Lucema alle Stelle, organizzata dal Comune di Fano ma anche con la Proloco che poi dovrà gestire anche il discorso sicurezza. Qual è il costo del biglietto? Allora, per domani sera il biglietto è 5 euro. E mentre per la serata diciamo del concerto per i Mangaziani sono 10 euro. Grazie Daniele Carboni, allora passiamo subito al secondo ospite, Filippo, buonasera. Buonasera. Buonasera a Filippo Carboni di Nautilus che si occupa della comunicazione di questa iniziativa. Dunque, i partecipanti hanno un'età compresa tra i 17 e i 50 anni, che cosa significa per i giovani e meno giovani partecipare a un evento di tale importanza? Sono tutti giovani perché i musicisti rimangono giovani in eternità. E, scherzi a parte, dico sempre una cosa, che secondo me la musica non tutti la vivono allo stesso modo. Ci sono coloro che l'ascoltano senza prestarci particolare attenzione, coloro che l'ascoltano diciamo per passare del tempo e poi ci sono invece coloro, quelli che vanno oltre il semplice ascolto e ci entrano dentro, e questi sono i giovani. I giovani vivono la musica in un modo totalmente diverso, con passione e con amore. E i giovani abitano la musica, abitano dentro la musica, e abitare in una passione, abitare all'interno della musica, secondo me è un'occasione di divertimento e di conforto, soprattutto in questo momento che ne abbiamo veramente tutti bisogno. Quindi, che dire, viva Fano, viva il Festival della Fortuna e viva la musica. Grazie Filippo, vi ricordo che Fano TV è media partner dell'evento e dunque trasmetteremo entrambe le serate in diretta sia sul canale 17 di Fano TV che sulle nostre pagine social che in streaming.